Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, dove il 18 novembre si è svolta la ormai tradizionale gara interregionale di tiro con l'arco indoor sulla distanza dei 18 metri. È la gara che usualmente viene organizzata in autunno dall'Associazione Sportiva Arcerivega di Fano, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di atleti provenienti da altre località marchigiane e dalle regioni limitrofe. Circa 90 atleti hanno dato vita a una gara molto piacevole e molto competitiva. I risultati sono stati di rilievo e i migliori risultati sono stati quelli di Turtù Marco, degli arcieri Montecchi Tolentino, che è risultato primo assoluto signores maschile arco olimpico con punti 567. Letizi Gabriele, degli arcieri Pesaro, primo assoluto signores maschile compound con punti 569. Ippoliti Roberto, degli arcieri Senigallia, primo assoluto signores maschile arco nudo con punti 524. Per le squadre, le prime classificate sono state gli arcieri Pesaro, prima squadra signores maschile olimpico con Favaretto Chiaravallotti Rossini, per un totale di punti 1603. Arcieri Pesaro, prima squadra signores maschile compound con Letizi Cinotti Marinelli, per punti 1673. Arcieri Senigallia, prima squadra, signores maschile arco nudo con Ippoliti Barboni Bedini per punti 1425. Il miglior atleta fanese è stato Mancinelli Franco che ha totalizzato punti 514. Gli altri atleti fanesi sono stati Mancinelli Mattias e Benini Giulia. Anche quest'anno la gara è stata dedicata alla memoria di Edoardo Franchini, il giovane arciere fanese prematuramente scomparso per un tragico incidente. E anche quest'anno i genitori di Edoardo, Rossi Franca e Franchini Giuseppe, hanno voluto offrire una targa con dedica al migliore dei giovani atleti. Al termine della gara, la mamma di Edoardo ha voluto leggere la dedica apposta sulla targa. Sentiamola dalla sua viva voce. Ragazzi, in questo nostro quotidiano spesso così urlato, osservare un arco che si tende fra le mani di un giovane, ascoltare nel silenzio assoluto quel sibilo, riconoscere l'impegno e la passione dedicati a questo sport che richiede autocontrollo, precisione e armonia. Che sollievo per noi genitori. Il futuro può contare su giovani come te. Quest'anno la targa è stata consegnata a Jackie Marcello, 20 anni, dell'ASD Arcieri di Rimini, Seven Arrows, che ha totalizzato punti 5,38. Al termine è proseguita la consueta premiazione dei migliori atleti. Amici di Onda Libera TV, un saluto.